Allora, siamo nella zona di Fonte Antica e abbiamo percorso la strada che da Forno va verso Vergheto e ci siamo fermati dove c'è appunto questa sorgente di acqua pura per documentare questo bellissimo masso coppellato a picco sul paese di Forno. Qui vediamo ci sono una serie di coppelle, questa è molto grande con canaletta. Perché stiamo completando il giro delle emergenze archeologiche della zona della Valle del Frigido. Noi abbiamo trovato una serie di massi molto grandi nel Monte Belvedere, sulla Brugiana, e sono, diciamo, quasi tutti molto vicini, concentrati in questa zona. E questo ci porta a pensare che c'è un motivo comunque. Oltre al fatto che sono molto panoramici perché guardano il mare, quindi potevano in alcuni casi, come quelli del Belvedere che sono molto ampi e quasi piattaforme, potevano essere sì massi di controllo della zona da cui si vedeva la costa, dalla zona Ligure alla zona della Versilia. Però ci siamo resi conto che sopra questi massi c'è una concentrazione di coppelle di cruciformi nella maggior parte dei casi. Poi ci sono anche degli antropomorfi, però comunque si rileva una forte concentrazione su alcuni di coppelle e di cruciformi. Quindi ci siamo posti anche questa domanda: come mai è possibile che facessero parte di un percorso? Un percorso legato forse anche alle fonti d'acqua. Noi sappiamo che l'acqua è molto importante perché comunque è la fonte di vita. È l'acqua, diciamo, l'origine della vita su tutta la terra e le antiche civiltà lo sapevano perfettamente. Ci sono anche molte città che sono state costruite proprio seguendo i percorsi dell'acqua. L'acqua veniva raccolta in cisterne, veniva stoccata in cisterne a cielo aperto e le coppelle che noi troviamo comunque, grandi o piccole, con canalette su questi massi incisi, hanno questa funzione, si riempiono d'acqua, si riempiono. Quindi certamente non è acqua che veniva utilizzata per scopi, diciamo, funzionali, ma veniva usata per le abluzioni sacre, magari durante questi riti propiziatori legati al sole, culti in genere appunto che si trovano in tutte le civiltà del mondo. E quindi questa è una delle tantissime ipotesi che possiamo fare legate appunto a queste frequentazioni di luoghi antichi. E noi siamo sempre molto emozionati quando troviamo queste testimonianze sul nostro territorio perché diciamo che ripercorriamo antichi percorsi, camminiamo su terre che sono state frequentate in tempi già dal Neolitico erano frequentate. E quindi siamo soddisfatti quando riusciamo comunque a ritornare su questi luoghi. E noi adesso continuiamo il giro di questa zona della Valle del Frigido, legata a una storia millenaria e direi anche impostata proprio sulle sorgenti di acqua bevibile di tutta la zona. Pangea Project vi saluta.